Sono ancora troppi i casi di positività al Covid registrati nelle ultime settimane. Numeri alti che la ASL di Lanciano Vasto Chieti ha deciso di esorcizzare aprendo una finestra di tamponi rapidi gratuiti negli hub vaccinali di Lanciano e Chieti. Fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, i cittadini, residenti e turisti potranno presentarsi al cospetto del personale sanitario in servizio muniti di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra, oppure portando con sé il kit per il test fai da te precedentemente acquistato, che potrà in questo modo essere eseguito correttamente da personale qualificato. Perché il vero obiettivo dell'iniziativa messa in campo dalla ASL Teatina è proprio quello di disincentivare l'uso domestico dei test rapidi, evitando la circolazione di tanti falsi negativi al fai da te e inconsapevoli portatori del virus, come spiega anche il professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Ci sono due grossi limiti. Uno è proprio intrinseco al concetto del test antigenico, che non vede le prime fasi della positività e le ultime fasi, quindi praticamente ci sono una quantità di falsi negativi che sono dovuti al fatto che questi test meno sensibili del molecolare non vedono le cariche virali basse, quindi all'inizio e alla fine dell'infezione. Il secondo motivo, che è quello poi più importante, è che comunque la manualità del prelievo deve essere fatta bene. Quindi uno stesso antigenico fatto da un esperto o fatto in farmacia è una cosa, fatto da una persona su se stesso può non essere fatto accuratamente, quindi c'è un'altra percentuale di negativi che dipende dal fatto che il prelievo non è fatto bene. Perché sono un problema? Perché le persone si fanno il fai da te, gli viene negativo e sono convinte di non essere infette, magari sono asintomatiche, vanno in giro e infettano poi altre persone, e per quello adesso abbiamo un numero di positivi molto molto alto. Come si capisce se un test è fatto bene? Con i fai da te non si capisce, che non c'è un'indicazione per il fatto che sia fatto bene o no. È vero, c'è una striscetta di controllo, ma la sensibilità di questi controlli interni dei kit antigenici non sono così robuste. Secondo lei queste due settimane di tamponi gratuiti, tamponi rapidi, potranno essere utili a riportare la situazione alla normalità, visto che comunque i contagi purtroppo continuano ad esserci? Sì, saranno utili anche per un altro motivo. Il tampone fai da te non viene caricato sulle piattaforme gestionali regionali e quindi non ci dà nessuna idea della vera incidenza del virus. In questo modo, invece, facendolo in dei punti di raccolta in cui poi quei dati verranno caricati, noi effettivamente avremo dei dati un po' più reali sull'incidenza e probabilmente identificheremo una quantità di positivi che prima ci sfuggivano, che potranno essere isolati, e quindi sperare che si arresti un attimo, perché comunque i numeri continuano a essere 30-50% di positivi al molecolare, che è troppo, d'estate è troppo. Adesso comincia a far caldo, si è sempre detto che le alte temperature avrebbero scoraggiato, mandato tra virgolette in vacanza il virus. Perché non è ancora andato in vacanza il Covid? Intanto perché Omicron 2 è terribilmente infettiva e quindi, anche se è depotenziata dal caldo, continua a essere un virus molto infettivo. La seconda è che è caduta ogni forma di controllo, perché le persone hanno inteso la fine dell'emergenza come fine del problema. Fortunatamente, dal punto di vista della sintomatologia, parliamo di forme meno gravi di quelle originali, però comunque parliamo, secondo me, ancora di un numero di morti a livello nazionale che a me personalmente non può far star tranquillo.